ancora. Adesso passiamo al secondo intervento. Gianfranco Fedele è un web software engineer della INSEM SPA, uno dei nostri sponsor, appassionato di informatica sin da piccolo, quindi in pratica ha una storia da raccontare e gli piacciono chiaramente nuove tecnologie e tutto quello che riguarda l'informatica, in particolare il mobile computing, quindi l'HTML5, Bitcoin e un po' tutte quelle che sono le tecnologie che stanno dietro, se vogliamo, all'informatica moderna. Oggi ci parlerà di Open Core applicato al modello di Open Business. Allora, salve a tutti, qualcuno già mi conosce perché l'anno scorso ho già tenuto un talk qui e oggi vengo in veste di rappresentante della INSEM, però il talk che terrò non è un talk propriamente istituzionale, io vi porto l'esperienza mia e dei miei colleghi che sono tra l'altro qui presenti, l'esperienza di utilizzo del software open source all'interno dell'azienda. Diciamo che io sono sempre stato molto affascinato da un argomento interessante che è quello di come fare soldi con open source, cioè questa cosa mi è interessato tantissimo. Non ci sono riuscito molto perché non sono diventato ricco, però la cosa interessante è che ho scoperto che esistono tanti modi per fare soldi e oggi quello che vi presento, l'open core, è il metodo con cui molte aziende sfruttano le tecnologie open all'interno dei propri cicli di produzione. Cioè c'è un modo molto semplice di risparmiare per le aziende, cioè sostituire l'Office di Microsoft con OpenOffice.org oppure con altri pacchetti Office aperti. Ci sono anche altri sistemi, quelli tipici delle web agency che sviluppano per esempio siti web, e qui entriamo nell'ambito di quello che è il lavoro della INSEM. La scelta di queste aziende è quella di sfruttare tecnologie che sono disponibili gratuitamente e in maniera aperta su internet. La INSEM è un'azienda di web marketing che ha un reparto tecnico abbastanza folto, siamo in prospettiva tra breve, entro dicembre dovremo raggiungere il numero di 14 unità e quindi diciamo che ci occupiamo fondamentalmente di sviluppo web e di posizionamento sui motori di ricerca. Allora, ok, allora che cos'è l'open core? Lo vedremo in maniera abbastanza progressiva. Diciamo subito che le tecnologie open source hanno una particolarità. Quando i progetti open source raggiungono dimensioni ragguardevoli, e parlo di milioni di righe di codice per gestire il loro funzionamento, spesso e volentieri le community che ne hanno stimolato la nascita e la crescita non sono più in grado di gestirle. Questa purtroppo è una verità un po' scomoda, perché a noi a cui piace l'open source piacerebbe l'idea di vedere questi progetti sempre soltanto gestiti da appassionati che nel tempo libero, vuoi perché magari ci lavorano, mettono su sempre cose nuove. In realtà gestire progetti di grosse dimensioni è una cosa estremamente complicata. Generalmente quando ci sono progetti di grosse dimensioni interviene una sorta di mecenate, un'azienda che acquisisce questa tecnologia, non la compra, la lascia open, ma comincia a fornire alle community una serie di strumenti per supportare questa tecnologia. Queste aziende, sono una garanzia sia dal punto di vista del sostegno economico, sia dal punto di vista proprio dello sviluppo, spesso e volentieri. Ok. In questo contesto si parla proprio di open core, cioè l'open core è un modello proprio di business che consente all'open source, al software open source, ai progetti open source di diventare una leva di sviluppo per tutta quanta la comunità informatica che ha bisogno di queste tecnologie. E in due modi fondamentalmente. Alcune aziende che supportano queste tecnologie, in qualche modo le fanno crescere, ne stimolano la crescita, le sponsorizzano, le sostengono economicamente e in questo modo iniziano il loro business in maniera laterale rispetto a questi progetti.
altre semplicemente li sfruttano questi progetti, cioè li acquisiscono. Un progetto che è supportato da un'azienda che ne garantisce un'evoluzione costante e un'evoluzione, diciamo, corretta e ben sostenuta, è garanzia di sviluppo per tutte quante le aziende che vogliono utilizzare questi progetti. Le aziende che li supportano questi progetti in realtà affrontano spese enormi, forniscono alle community una serie di strumenti per poter gestirne la sicurezza e l'evoluzione, ma diciamo non è ben chiaro, detta così, quale sia il vantaggio di queste aziende a sostenere questi progetti. Diciamo che dal punto di vista dell'investimento quello che fanno è, diciamo, consegnano alle community le soluzioni per lo sviluppo, cioè ci sono aziende che realizzano i portali per il debug, per la condivisione del codice, per sostenere l'evoluzione dal punto di vista proprio dello sviluppo. Queste aziende generalmente intervengono anche per lo sviluppo di parti un po' più delicate, cioè queste aziende si occupano proprio dello sviluppo del core, coordinano la community, in qualche modo, insomma, entrano a gamba tesa all'interno della community e cominciano a gestire il progetto in autonomia. Questa cosa, diciamo, fa un po' storcere il naso, perché ci sono stati situazioni, casi in cui le community sono entrate in conflitto con le aziende che gestivano questi progetti. Per esempio nel caso di MySQL, che è un software, che è un database open source che probabilmente molti di voi conoscono, l'azienda che attualmente la Oracle, che sostiene questo progetto, ha fatto delle scelte negli anni che non hanno trovato il consenso della community, e quindi poi, diciamo, talvolta si sono creati dei progetti paralleli, cioè qualcuno ha preso tutto il software, tutto il codice sorgente del software, e ne ha creato un altro software parallelo e ha cominciato a svilupparlo all'interno di una seconda community. Nella stragrande maggioranza dei casi chi vince è l'azienda con le sue scelte, perché in realtà l'azienda ha le capacità, le competenze, ha la struttura per portare avanti, diciamo, un discorso un po' più professionale. Allora, diciamo, le aziende che invece sfruttano queste potenzialità non fanno altro che prendere questi software, introdurli nel proprio ciclo produttivo. Per esempio una web agency che fa siti web può scegliere di acquisire le piattaforme tipiche dell'AMP, Linux, Apache e PHP per sviluppare siti web, e diciamo quello che fanno è di modificare il proprio ciclo produttivo in modo tale da tirare via tutte le tecnologie proprietarie. E nel mondo del web le tecnologie proprietarie ce ne sono tante, in particolare la Microsoft ha prodotto diverse piattaforme che poi, insomma, che hanno avuto successo per un periodo, poi non lo hanno avuto più, e le sostituiscono con queste tecnologie aperte, acquisiscono le competenze che servono e poi negli anni non devono più spendere soldi per ogni volta che fanno un sito web e che fanno un'installazione. Ovviamente rimane il fatto che, diciamo, la INSEM, che si occupa di web marketing, fa uso di queste tecnologie nel ciclo produttivo. Inoltre, diciamo, noi in ufficio abbiamo anche, che so, pacchetti Office aperti, perché non tutti quanti abbiamo bisogno della grande potenza di Microsoft Office, e quindi, diciamo, un altro motivo di risparmio è sempre rimane quello. Allora, all'interno della INSEM in particolare, noi utilizziamo fondamentalmente nel ciclo di produzione dei siti web, che, diciamo, una parte del lavoro che noi facciamo, Questo dev stack, cioè noi abbiamo queste tecnologie alle quali ci appoggiamo per fare sviluppo di siti. La tecnologia di base sono MySQL, il database MySQL e PHP. Su queste poggia Drupal, che è un CMS, molto famoso, una piattaforma che ci permette di creare siti in maniera rapida, in maniera molto 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 funzionale e dinamica. Le competenze dello staff tecnico fondamentalmente si inquadrano qua dentro, almeno per quanto riguarda la parte dello staff tecnico che si occupa dello sviluppo web, quindi, diciamo, siamo programmatori, analisti e ci occupiamo di queste tecnologie. Allora, dietro ognuna di queste tecnologie c'è un'azienda, in particolare c'è dietro il MySQL c'è la Oracle Corporation, che non so se ne avete mai sentito parlare, stiamo parlando di un'azienda, una multinazionale gigantesca.
Dietro PHP c'è un'azienda che si chiama Zenith Technologies e dietro Drupal c'è l'Acquia. È interessante dire che la più piccola di queste aziende, queste quindi sono le aziende che supportano le community, quindi Acquia supporta la community di Drupal, esiste anche un'associazione, una Drupal Association, che riceve un grandissimo supporto da parte di Acquia, ok? E questa azienda, sfruttando diciamo la sua posizione all'interno del progetto di Drupal, ha raggiunto nel 2014 100 milioni di dollari di fatturato, e l'azienda ha pochi anni di vita, non ha 10 anni di vita, penso abbia 6-7 anni di vita, quindi stiamo parlando di aziende che hanno avuto una crescita economica esponenziale. PHP, l'azienda Technologies è molto più grande, la Oracle Corporation, parliamo di miliardi di dollari. Allora, come hanno fatto a guadagnare tutti questi soldi, queste aziende? Perché diciamo, è la parte più interessante del discorso, è come hanno fatto i soldi. E fondamentalmente loro sostengono questi progetti perché parallelamente a questi progetti loro commercializzano soluzioni. Cioè, spesso abbiamo, nel caso per esempio di MySQL, una versione community del database che è aperta e che tutti quanti possono scaricare e utilizzare come gli pare, e poi abbiamo una versione che è enterprise, che si paga, che costa un sacco di soldi, che gode di una serie di vantaggi, ha una serie di strumenti di gestione che la versione community non ha, che altrimenti andrebbero acquistati a parte, magari di terze parti, e ha diciamo un sistema di assistenza tecnica, quindi nel momento in cui una persona acquista una versione a pagamento di MySQL può accedere, che so, all'assistenza tecnica della Oracle relativamente a MySQL. Un altro modo per far soldi è quello di fornire direttamente la consulenza, fornire anche la formazione, i corsi, esistono corsi di tutte e tre queste tecnologie gestiti dalle aziende che diciamo le sponsorizzano e hanno il loro costo e non costano neanche poco, parliamo di migliaia di euro ognuno di questi corsi. Con la certificazione, spesso per garantire alle aziende che ci vogliono assumere, nelle quali vogliamo andare a lavorare, per garantire le nostre competenze, noi prendiamo una certificazione che è una sorta di piccolo titolo di studio che ci viene consegnato direttamente dall'azienda, che garantisce che le nostre competenze sono di un certo livello. Nel caso per esempio di Drupal, l'azienda Acquia fornisce dei servizi di hosting. Questi servizi di hosting sono specializzati per quelle aziende che vogliono creare soluzioni basate su Drupal. Questi servizi di hosting hanno il loro costo e stanno portando un enorme beneficio all'Acquia, che ha dichiarato di stare facendo un sacco di soldi, insomma, diciamolo così. Allora, dal punto di vista delle prospettive personali, cioè parlando del singolo professionista, come, diciamo, come l'Open Core può rappresentare un po' una prospettiva per il proprio sviluppo personale? Prima di tutto bisogna, cioè, l'open core sono tanti treni che partono e, diciamo, il agganciarne uno significa entrare in quel mondo, imparare a utilizzare quella tecnologia, prendere una certificazione se si vuole spendere qualcosa di soldi, pagare dei corsi e presentarsi alle aziende come esperti di quella tecnologia. Questo è fondamentale. Le certificazioni, diciamo, sono una garanzia per le aziende, ma non sono fondamentali. La formazione personale ovviamente è più importante. E facciamo l'esempio di un professionista, di un esperto di Drupal. L'esperto di Drupal che cos'è? Cioè, cosa fa l'esperto di Drupal? L'esperto di Drupal è una persona in grado, che conosce la tecnologia, quindi è in grado di metterla in funzione, cioè di installarla, di farla funzionare, ed evidentemente è in grado magari anche di fare delle, oltre a delle configurazioni, anche delle customizzazioni, cioè la conosce abbastanza a fondo da poter poi modificarne le parti o configurarle in maniera opportuna, in modo da adattare questa tecnologia all'azienda dove questa deve essere montata, installata e messa in produzione. Un esperto di Drupal, diciamo, è in grado di scegliere nell'ambito della grande quantità di moduli disponibili all'interno della community quelli che servono per risolvere i problemi delle aziende, quindi sa impacchettare una soluzione. E l'esperto di Drupal è anche in grado di comunicare con la community, di interfacciarsi con la community per, diciamo, risolvere i propri problemi facendo domande e, diciamo, elaborando le risposte che gli arrivano. Le aziende che invece fanno uso di Drupal,
cioè che vogliono fare uso di Drupal, diciamo, secondo una prospettiva mia personale, devono fondamentalmente procurarsi professionisti Drupal in grado di fare le cose che abbiamo detto prima, e deve essere in grado poi di sfruttare le competenze di queste persone per creare soluzioni. A volte un esperto di Drupal può essere esperto anche soltanto di una parte di questo sistema. L'azienda è in grado di mettere insieme le competenze di più persone per fornire una soluzione che sia generale. Diciamo che acquistare moduli proprietari, cioè diciamo sfruttare queste tecnologie open source, ma sfruttare anche le tecnologie che non sono open, ma che sono studiate e commercializzate per estendere le caratteristiche di queste tecnologie open, non è sbagliato. Cioè non bisogna ragionare in termini di open e basta, ma le aziende che sviluppano tecnologie proprietarie che però funzionano in maniera laterale rispetto alle tecnologie aperte vanno viste di buon grado, cioè sono aziende che fanno parte di un indotto della tecnologia open e quindi diciamo aiutano anche loro a loro modo la tecnologia open a crescere e a diciamo così a strutturarsi. Allora, diciamo che generalmente per introdurre una tecnologia open all'interno di un'azienda a volte si hanno un po' di problemi. Diciamo le aziende a volte hanno problemi legati a questioni che io ho elencato qui in maniera molto sintetica. C'è un problema di ignoranza. Noi alla INSEM abbiamo avuto a volte a che fare con clienti che vedono l'open source non come una soluzione ma come una scappatoia. Dice ok, voi utilizzate open source perché così fate prima e risparmiate soldi. Questa è una cosa che si sente dire sempre meno, ma comunque si sente dire. Timore, perché c'è una verità non scritta, cioè quando si utilizzano le tecnologie open source si è un po' diciamo ci sono dei problemi dal punto di vista della sicurezza. In realtà i sistemi open source sono più sicuri di quelli chiusi, perché diciamo i bug si conoscono, i problemi di sicurezza si conoscono. A volte però può succedere che scoprire un problema di sicurezza significa per la community che sostiene il progetto dovere a un certo punto pubblicare un annuncio su, diciamo, su una news, su una mailing list e scrivere c'è questo problema, intervenite tutti quanti sui vostri sistemi per metterlo a posto. Ovviamente non siamo soltanto noi che sviluppiamo ad ascoltare questo tipo di messaggi, ma anche gli hacker che nel momento in cui vengono a conoscenza di questi problemi immediatamente attaccano tutti quanti i siti fatti in Drupal, e quindi diciamo che questa è una verità un po' scomoda con la quale però ci si può confrontare. Il management delle aziende a volte resiste ai cambiamenti perché ha paura che questi cambiamenti significhino dover abbandonare tecnologie che oramai rappresentano un ciclo produttivo stabile all'interno dell'azienda, dice ci costerà troppo passare da una piattaforma all'altra. E la cosa più complicata è che a volte c'è il personale tecnico che non vuole evolversi, cioè non ama cambiare tecnologia di base perché si sente sicuro di quello che è in grado di fare con quello che già conosce. Come si superano questi problemi? Fondamentalmente educando. Cioè l'open source bisogna far capire alle persone, con eventi come questo per esempio, che è fondamentalmente un'opportunità per tutti di sviluppo, di evoluzione. Facendo attenzione alla sicurezza bisogna arrivare primi degli hacker per capire dove sta il bug e come fare per metterlo a posto, perché diciamo loro non sono migliori di noi, non sono più veloci, non sono più bravi. Bisogna spiegare al management delle aziende che le tecnologie open source possono essere inserite anche in maniera graduale, non c'è bisogno di buttare giù un intero ciclo produttivo per crearne un altro da zero e creare vuoti nella produzione. Si possono creare nuovi cicli, perché l'open source generalmente è abbastanza completo come soluzione, e farli girare contemporaneamente e progressivamente spostare tutta la produzione da una parte all'altra. Questa è un'esperienza che abbiamo fatto in Insel, per esempio. Educare le persone al cambiamento, questa è la cosa più complicata. Quando ci sono tecnici che non vogliono cambiare, è complicatissimo aiutarli a guardare le cose da una prospettiva diversa da quella in cui diciamo, sono abituati a vederla. Quindi loro sono abituati a utilizzare delle tecnologie e hanno molta difficoltà a passare da una parte all'altra, a volte per questioni puramente psicologiche. Con questo, diciamo, io ho finito, sono stato molto rapido, finisco con un brevissimo annuncio. Qui sono i miei riferimenti della INSEM, se volete prendere contatto con noi.
faccio un annuncio, la Insem proprio in questi giorni sta facendo delle selezioni per sviluppatori web junior e lì c'è un'email a cui potete mandare il curriculum. Sopra c'è un banchetto dove c'è un presidio della Insem, dove raccogliamo i curriculum in formato cartaceo, se ce li volete consegnare di persona e magari volete fare qualche chiacchiera con noi, c'è anche il responsabile tecnico della nostra azienda, quindi insomma io vi invito tutti quanti a venire sopra e a iscrivervi. Vi ringrazio e non so se c'è tempo per qualche domanda, se qualcuno avesse qualche domanda da fare, insomma, sono stati su argomenti molto generici, quindi non so se volete sapere qualcosa della Insem. Domande? Di cosa si occupa il Junior Web Developer? Il Junior Web Developer è fondamentalmente un esperto di sviluppo web che però non ha ancora maturato delle competenze di un certo livello, quindi le sue competenze sono abbastanza limitate. Generalmente quando un'azienda assume Junior Web Developer è perché ha intenzione di, diciamo, formare queste persone su quelle che sono le piattaforme che si utilizzano all'interno dell'azienda, avere una persona che è formata da zero è un po' una certa garanzia perché questa persona poi dopo generalmente rimane all'interno dell'azienda per più tempo. Le aziende hanno molto bisogno di persone che garantiscano un po' di stabilità sul proprio posto di lavoro e la persona che è esperta diciamo non è quello che serve adesso alla Insem. Abbiamo bisogno di persone con un profilo un po' più basso per poterle formare, quindi questo diciamo che sotto certi aspetti è un'opportunità particolare proprio per chi non ha ancora grande esperienza ma ne ha un po'. Qualche parola sulla vostra esperienza di uso di Drupal, dove ritenete, in quali settori di mercato più adatto Drupal anche in relazione ai componenti di add-on specifici che utilizzate? Drupal diciamo, ha la pretesa di poter essere applicato ovunque, cioè, non ci siamo soltanto noi qui oggi, c'è un'altra azienda che lo utilizza proprio come piattaforma software e questo è anche una prospettiva possibile, cioè può essere utilizzato addirittura come software in una intranet per gestire, una intranet o internet per gestire, che so, per fare gestione, come un gestionale, raccolta dati, informazioni del genere. Noi nella Insem lo utilizziamo come piattaforma per la realizzazione di siti web che siano molto ben, diciamo, profilati dal punto di vista della SEO, cioè noi i nostri siti web, noi facciamo siti web per i clienti che devono, diciamo così, garantire un discreto successo dal punto di vista del marketing e quindi devono essere ben digeriti dai motori di ricerca, si devono posizionare bene, le informazioni che vengono prodotte all'interno dell'azienda per migliorare il posizionamento si devono collocare nei giusti posti e devono essere funzionali. Comunque diciamo che Drupal ha migliaia e migliaia di moduli, un paio li abbiamo sviluppati anche noi e sono disponibili sulla community, questi moduli fondamentalmente permettono di fare un po' qualsiasi cosa, insomma, qualsiasi. Vabbè, io vi ringrazio.